Perde male senza una virgola di fortuna, una sieco a tratti confusionaria, a tratti piacevole ed applausi. Ortona ritrova il suo pubblico, ma non la sua squadra. Impietoso lo 0-3 contro un sestetto, il Cantù dell'ex 7, di pari livello. Gara da vincere perché quest'anno sarà dura. Discontinuità, leggerezza, ma soprattutto mentalità impropria. Un problema da risolvere. Poi parziali che fanno rabbia, 2 volte a 23 e 1 a 25. Cosa aggiungere? È la prossima, a riposo, con quota 0 in classifica. In A3 ancora un Abba Pineto disinvolto, trascinato da Bertoli e Link. 62% offensivo dello svedese. Compagni in palla, con costante applicazione per chiudere contro i temibili friulani del Prata in tempi relativamente brevi, dopo un avvio non semplice, complicato dal grave infortunio a Montanaro. Reazione del gruppo e successo senza discussione dell'equipe di Rovinelli. E domenica 24 alle 16 e non alle 18, di nuovo in casa, ma di fronte l'altra capolista a Montecchio. In A2 femminile, inopinato tonfo al suo esordio interno di un altino ancora irriconoscibile nel contesto di un match 0-3 finale contro un'avversaria, il Sant'Elia dell'ex Vanni Montechiarini, che sulla carta sembrava alla portata delle rossoblù, che hanno stentato soprattutto a Muro, dove le cifre hanno fatto la differenza. Due altino, ben 14 le ciociare, nonostante il buon secondo set perso a 23. Momentaccio. In B maschile al KO al tiebreak dell'Alba, in casa propria contro il Potentino, fa da contraltare le exploit del Paglietta di Lanci e Soci contro un troppo giovane Marino. In B1 femminile, a proposito di gioventù, niente da fare, come da previsione per una Teatina bloccata e tutt'altro che in giornata in quel di Perugia. Rotondo 3-0 per le comunque forti umbre. In B2 splendido derby vinto a Pescara due volte in rimonta dal Terame sul campo del Gada, pure in rimonta ma causando una sconfitta abruzzese. Il Bari espugna il Palaroma contro una generosa Ceteas. La matricola montesilvanese ha sfiorato di un niente il colpaccio contro la marpiona formazione pugliese. Poco fortunata, vedi le assenze pesanti, la Dannunziana sconfitta sul campo del solito Fasano. A fine settimana il via ai campionati regionali. Domani alle 21 invece, seconda puntata di Pallavolè.